E rieccoci e ribenvenuti, bentornati, quel che è settima puntata. Ci eravamo lasciati davanti allo scrigno, al baule di nostro zio. Adesso abbiamo la chiave, andiamo a provarla. Chiave del bagaglio. Lente di Barlow, oh yeah, una lente può essere usata in un telescopio amatoriale per un ingrandimento. E noi sappiamo che ci mancava una lente che si trova nel salotto giù. Se solo mi ricordassi di preciso come arrivarci, ma procederemo per gradi. Allora, il salotto è dall'altra parte della casa. Salottino. Dov'è il salotto? Salotto. Eccolo là. Ok. Quindi è al piano sotto rispetto a dove siamo noi. Ok, va bene. Una porta finta? Ah, è quella per l'uscita finale, globale, totale, mondiale, ok. E mo? Non è qua che devo andare. Bene, maremma, non riuscirò mai a farne una giusta. Ok, devo andare dall'altra parte dell'universo? Sì, perfetto. Vedete, adesso il simbolo del puzzle è verde perché è risolvibile. E andiamo di là. Poi volete mettere a guardare i video degli youtuber che sanno quello che fanno e vanno nella direzione giusta subito. Non è divertente, diciamoci la verità. È molto meglio perdersi per ore qua. Allora, stanza della servitù di qua. Questa è la sala da pranzo, quindi devo andare esattamente dall'altra parte. Ok, quindi di qua, non al bagno possibilmente, non nella stanza di Lotti. La biblioteca? Sì, potrebbe essere vagamente corretto. Ok, salottino e poi salotto. Ok, quindi di là. Vai verso il telescopio, amica mia. Che è di qua. Lente di Barlow. Regola lo zoom. Come faccio a regolare la messa a fuoco? Più di così. Ma non è la messa a fuoco allora, devo metterli allineati. Ma non è la stessa cosa. Allora, prima di impazzirci, istruzioni. Allora, tanto visualizza. Per raddoppiare l'ingrandimento del vostro telescopio, inserite questa lente, manovrate le viti per regolare la distanza, trovate una posizione che vi consenta una visione nitida. Vabbè, questo non ce ne frega una mazza. Avevamo trovato però degli appunti che avevano un disegno interessante, però era qua? Era qua. C'era questa cosa del toro. Ammesso che sia quello, La musica parte e smette, è orribile. Non ho capito, cioè, l'unica cosa che posso fare è zoomare all'infinito, che è questo. Non c'è una messa a fuoco vera e propria, c'è solo zoom.
Cioè, non ho capito cosa vogliono che io faccia, fondamentalmente. Usa il telescopio del salotto per trovare le risposte nelle stelle. Fa molto piacere, ma non trovo delle vere e proprie risposte nelle stelle. Anche giorno, quindi è anche più complesso, magari, ma... Allora, mi spiegate perché se io metto tastiera e mouse ho molta più roba da poter fare come tasti? Guardate, perché con il pad invece si era buggato, che era? Non riuscivo a fare nient'altro di sensato. Hola. Ora sì, vai. Mi sarà buggato. Uff, vabbè. Non mi metteva a fuoco. Trova le coordinate del talismano per raggiungere Taroeia. Bene. No, altro puzzle. Io odio i puzzle. Allora, questo andrà di qua. Fortuna non sono proprio i più complessi. Si possono ruotare, vero? No, ok, allora non dovrebbe essere complessissimo. Teoricamente, no. Va a vedere, figura di merda. Colossale, gigante. Mondiale, globale, che ci faccio? Allora, questo pezzo qua non ci va. Ma neanche quello, ovviamente, perché ci ho messo quello. Questo deve andare qua, ci faceva lì. 941 947. Ah, fa da sé. Ha capito che sono uno poco pratico. Entering the numbers by itself? Okay. Great. So where is that? E questo è quello che avevamo trovato, il camino giù. Mi pare nella sala da pranzo. Sarebbe essere. Ah, ci siamo proprio ritrovati lì? Ah no. Un altro cammino. Andiamo là però. Nella sala da pranzo. Che era? Da tutt'altra parte. Ok. Dico ok, ma poi non è vero che ok. Ora dovrò andare in un'altra stanza prima di capire dove mi trovo. Ah sì. Premiamo il tasto sbagliato e curiamoci, almeno siamo full ora. Allora, di qua si va verso la serra che mi permette di passare poi dalla biblioteca. Va bene, sì. Vai. Le scale sono finte. Sono finte! Allora, poi riandando su, la sala da pranzo si troverà nel mezzo, quindi va bene. Saliamo. Sali, Miss Artwood. Fai la brava. Ok, ora da qua vado avanti. E poi giro qua. Corretto? Corretto. E questa dovrebbe essere la stanza, ci hanno fatto vedere, il camino. E che devo fare qua? Mi hai fatto vedere questa stanza, mi fa molto piacere. E ora? Talismano ha mostrato che il portale si aprirà nella sala da pranzo. Questa è la sala da pranzo. E che gli devo fare? Mi si è buggato il gioco, vero? Ah, dovevo uscire. Capitolo 3. Molto bene.
ha molto senso. Cioè, sono entrato nella sala a pranzo, da succedere qualcosa lì. Invece no, sta succedendo fuori. C'è un tizio che legge sotto un albero. Ma il detective in tutto questo dov'è? Me lo chiedo, ma non lo so. Vabbè. Nel frattempo tutto idilliaco, ci sono il sole, gli uccellini, il cinguettio di quest'ultimi e il frenire delle, non so, delle cicale o quello che è. Come in un certo senso. Allora a posto. Molto bene. Jeremy, is that what you're saying? I am only his subconscious thoughts. I cannot speak for his totality. How come you have a Spanish accent? And what is this place? Is this Tarawea? This is indeed the fabled convent of Tarawea, where Jeremy goes to find peace during his session. È il suo spazio sicuro, insomma. It's all fantasy then. Based on the things he has read and seen. And mi sembra abbia un accento spagnolo, yes. Però. My name is Juan Luis Jorge. Jeremy once read a book of mine. It stuck with him. Can you help me break the pact with the Dark Man so we can leave Dorsetto? Jeremy doesn't want you to. He wants to honor his word to the Dark Man. Per salvare gli altri. What's the point? I don't understand what the pact is. Sacrifica lui per salvare gli altri. Dorsetto are calling upon evil to enter this world. Your uncle offered his soul to the Dark Man to contain this disaster. What? No, that doesn't make any sense. The pact will be fulfilled at dawn. As the sun rises, Jeremy will forever be entombed in his sunken desert temple. As promised, the Dark Man shall quarantine and starve the evil inside their settle. What about all the patients and the staff? They will not stand the chance. That's unacceptable. How could Jeremy agree to this? Desperation, of course. Jeremy did not choose martyrdom lightly. Well, nothing is lost yet. I'm sure I can find a way to break the pact and save Jeremy, and hopefully the people at Dorsetto. What even is this evil? Ma quella bestia gigante, mi sa. O forse il tizio voodoo. I'll just have to deal with that later. First I have to get Jeremy out of his deal. Bayou dovrebbero essere le paludi. Abbiamo visto prima. You're actually quite inspiring, Miss Emily. If we put Jeremy's feelings aside, I would have to say I agree with you. Really? You might just be able to save the old man from himself. I think you should take a look in the convent library. Try to find the truth about Jeremy's relationship with the Dark Man. Okay. You should know that you won't be alone in those grand halls. The Dark Man has been reading those books for years. He's here? You'll have to be very careful. Mm-hmm. Of course. I can be careful. Good luck, Miss Emily. Ma bella sta sensazione di rilassatezza e poi dopo andiamo verso il male supremo. Ma dov'è la library? Qua non ti serve la mappa. Ok, lo dici te, io mi perdo da solo. Ok, ho le mie munizioni, ho tutta la mia roba, perfetto. A botte de ferro. Qua sono nella mente rilassata di mio zio, non dovrebbe succedere nulla di male, no? Giusto? Non è vero, non è vero, è tutto già terribile qui. Questo smottamento. Non ho un'arma melee. Molto bene. Fatemi trovare qualche grissino anche a me, però. Tutte queste armi farlocche che si trovano, che si spezzano veramente a vederle. Ehi, sono uscito da un quadro. Bello sto convento. Devo trovare la biblioteca. There's something missing. Va bene. Manca qualcosa di circolare. Eccoci. Partite il salvataggio e c'era un rumoraccio. Che ci troviamo di bello qui?
La grande biblioteca era infinita, magnifica e terribile, una memoria akashica dell'universo della mente di Jeremy Hartwood, ora deteriorata da una storia indotta, narrata da un bugiardo maniacale. Una presenza maligna evocata da scienza e mistero. Isserò una cella sospesa e vi rinchiuderò le fondamenta della sua essenza. La chiave sarà custodita dal bibliotecario, invisibile a chi nutre cattive intenzioni. E questo è quello che ci serve per aprire, che ci mancava prima. Tutte queste statue di monaci pietrificati sono un po' inquietanti, eh. Ammesso siano statue e non monaci pietrificati. E mi sta salvando anche quando vado di qua. Vabbè. Mi inquieta, ma vabbè. C'è qualcosa che si muove nel terriccio. Come raggiungo l'altro lato? Ammesso ci debba andare. Ecco quello che mi serviva. Chiave di Hubertus. Dopo la realizzazione della cella sospesa, la sua chiave è stata affidata al bibliotecario del convento Hubertus per custodire i segreti più oscuri di Jeremy lontano da occhi indiscreti. Olè! E quella deve essere la cosa sospesa. O no? Questo fumicone nero? Fumicone nero, uomo nero! Game over. Ma io volevo soltanto vedere se parlavamo. No, eh? Non aveva voglia di parlare, eh. Sa che così a occhio devo scappare allora, una volta che... Via, 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 via. Via. Vai. È tipo un ascensore. Scendi e scappa. Di occhio, diciamo che dobbiamo evitare il fumo nero. La 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 la. Prendo l'ascensore? Ma anche sì. No, l'ascensore non ci serve, qui sono le scale per scendere. Potresti correre come si confà una signorina? Corri! O no? Vai! E mo? Parsa una scala? Ma vuoi muoverti? Accidenti a te, sei lenta! Caspita! Per non dire peggio. E allora, e allora... Devi correre, devi correre. Correre, è presente la corsa. Quella cosa che non stai facendo. No, no, no. Mamma mia, sei la peggio. La peggio. La peggio. Tasto corsa di sto gioco è... Dove sono? Dove mi ha fatto spawnare? Ora tu non eri qui. O no? Non c'è via di fuga. Mi sono infilato in un cul-de-sac. Vieni fuori.
Andavo via? Comunque lei non corre, lei è la peggio, veramente la peggio. E ora? E ora ho aperto quello, che succede? Di qua nulla, succede... cos'era quello? Che si vede una stanza laggiù? Come la faccio ad arrivare là? La scala, non l'avevo vista. Dai, prendi la scala, accidenta a te. Corri. Che angoscia. E mo? E che gli devo fare? Sono tornato al punto di partenza? No. Come arrivo lì? Mi manca il terreno sotto i piedi, no? Non c'è un buco. Intanto prendiamo il drink. Ah no, ok, ho fatto il giro corretto. Che sofferenza! It was in the hot autumn that I went through the night with the restless crowds. He was a kind of itinerant showman who held forth in public halls and aroused widespread fear. The New Orleans address of the event is lost, but I remember distinctly the Prext Shipping Company pressing their contribution. Emily! Che è lo spagnoleggiante? Oh no? Mine. You should not have come, Emily. Me. Non stiamo proprio bene, eh. Best friend, come join me for some giggle water. Ah, Ruth. Oh, Miss Hotwood, don't tell me you've been out swinging without me. Ruth, what is this place? Where are we? È un locale di musica. Have you never been to the Maccabean before? Goodness me. Tell me, Miss Hotwood. Have you ever considered going out for an evening? Are we in New Orleans? Oh, who can tell anymore? I just went inside the Grand Parlor and suddenly here I am. Mm. The Grand Parlor? Can I get back to Dorsetto from here? Are you sure you want to? We could stay here and drink the night away. How about a gin fizz? Direi che a questo punto ci starebbe come. If this is New Orleans, maybe I should go further. Find that magic show the book was talking about. But there was no address, just Prague's Shipping Company. Oh, is this about where Jeremy met the dark man? How do you know about that? Cioè, ma ne sappia abbastanza anche Ruth. Jeremy talked a lot about the dark man. I always felt a bit envious. How so? If an all-powerful entity showed me any interest, I'd at least hear him out. I'm sure he has plenty to offer. I don't think you'd want that, Ruth. No, but... Too sweet for such darkness. Oh, please.
What kind of blue nose do you take me for? I relish the darkness. I think it suits me. You don't happen to know how to find the Preg's shipping company, do you? Of course. Their office is just over there. Oh, wow. Whoa, what happened? Proprio wow, direi. You just got lucky. A bientôt, Mademoiselle Emily. Hey, do you know where my uncle is? No, but I bet you're close. Bene. Cambiato anche colore il vestito, era verde, è diventato celeste. Come la palette cromatica del mondo, ora è molto più sul celeste. Fiammiferi. Abbiamo delle informazioni proibite. La città della luna crescente, New Orleans, si estende a sud-ovest di Derceto, lungo il grande fiume del Mississippi. La sua parte vecchia, i quartieri francesi o Vieux Carré, è la dimora di creoli orgogliosi e spesso benestanti. Tutto intorno a questo centro troverete una grande città, eclettica, piena di gente, tra cui comuni lavoratori del porto, gangster temerari, flapper, patite di jazz e, ovviamente, misteriosi guaritori voodoo. Di notte ci si può recare sulla sponda del lago di Derceto per ammirare New York, che brilla come tizzone infuocate all'orizzonte. Quindi Derceto esiste veramente? È un nome preso da qualcosa di italiano? L'uomo nero entra in scena. Fu nel caldo autunno che attraversai la notte fondendomi nella folla inquieta per ammirare l'enigmatico faraone nero. Una sorta di intrattenitore ambulante che teneva discorsi nelle sale pubbliche suscitando timori diffusi. Era il genere di brivido che attirava mio padre, specialmente se erano previsti dei numeri con l'elettricità. L'indirizzo di New Orleans dell'evento è perduto, ma ricordo che nei giornali del mattino veniva menzionata la compagnia di navigazione Preggs. Girava voce che lo spettacolo avrebbe ospitato un sarcofago egizio, il che mi fece pensare a come lo avrebbe trasportato su quelle scale senza fine. L'angoscia ha occultato quasi completamente l'esibizione, un'angoscia che stordisce e che cela il terrore di qualcosa di insostenibile. Ciò che è certo è che da quella sera non è passato un solo giorno in cui non abbia visto o percepito la presenza dell'uomo nero. Ok. Preg's Shipping Company. According to the book in the Great Library, they assisted a showman performing somewhere in New Orleans. C'è un monte di roba da lanciare. Sa che a breve si farà a schiaffi. It's locked from the other side. Sa che a breve si fa a schiaffi. Facciati. Non era esplosiva? Peccato. Un remo! Fantastico. Ma perché corre così piano? Cioè, è veramente inquietante come corre. Non ha uno scatto proprio. Oh, ma che sei impazzito? Sto morendo. Oh. Questi tirano degli stonfi, roba da romanzi. Oh. Ovviamente si è rotto il remo. Ma questo me l'aspetta, è un remo, ci sta. La corsetta è fastidiosa. Ma come corre? Ma come corri? Detrire. Questa se si rompe in due colpi ci sta. Ma mi sembra che facciano più male di prima o è una mia impressione? Cartuccia per mitragliatrice. Wow, voglio anche la mitragliatrice allora. Dov'è la mitragliatrice? Nido la mitragliatrice. Io sto morendo, non ho più cure. Ok, adesso ho una cura. Oh, ma sto morendo, non ho più il bazooka con le bombe atomiche nello zaino. Magari, non lo so, bastava chiedere qualunque cosa e appariva. Ma non sono così fortunello. Ho trovato le cartucce per la mitragliatrice, ma non la mitragliatrice. Questo però mi fa pensare che probabilmente fra non molto troveremo anche una mitragliatrice. Un altro drink, molto bene.
E altri? No, lì almeno no. There has to be another way inside. Voglio il cappello. Non me lo danno il cappello. C'era qualcosa a lanciare, non c'è più nulla a lanciare. Uff. E un altro caricatore se n'è andato. Molto bene. Martello. Ho trovato un ingresso. Questo probabilmente lo è. Alternativo. Questo buco. Calati. Sa. C'è niente. Qui sì, però c'è qualcosa. Una chiave. Chiave del portuale. Ok. Tanto apri sta porta. Ok. C'è nient'altro, proprio nulla, 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 solo questo. Vabbè. Ma te da dove sei apparso? Vabbè, anche lui è morto, eh. Direi che è un win-win. Allora, qui c'è. Provo a lanciare. Qua c'era nulla sulla destra? Munizioni? No. Vabbè, roba inutile. Una cura e... nastro per macchina da scrivere. Ok. A lanciare inutile. Maybe I can move all that junk out of the way with the crane. Ok. Chiave del portuale, meno male. Parso dei nuovi amici? Sì, ma tre sono troppi. Uno in meno. Due in meno. Scarta tutti, attenzione. No, no, no. No, no, no. Dall'altra parte, corri ragazza laggiù. Oh, 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 oh. Oh, anche meno, eh. Oh, si è bloccato qui. Oh, oh. Vai di drink, vai di drink. Seminati o mi continuano a seguire? Seminati, ok. Cara signorina Artwood. È un brutto mondo. Ora bevi, che stai male. Un drink? Oh, meno male, due drink. Uno ce lo facciamo subito. E l'altro aspettiamo. Ma sì. Un tubo. Aspetta, lui è fermo lì. Zitto, zitto, zitto. Magari fa i cavoli suoi. Cos'è quell'aggeggio? Che cos'è quell'aggeggio? Non sono così sicuro di volerlo scoprire in realtà cos'è. Oh, non fai dodge. Oh, non doggia. Oh! No, vabbè. Ma non spara nemmeno. Perché non spara? Oh, ora spara. Vaffanculo. Oh,
Ogni tanto c'ha qualche problemino, sto motore fisico. Cioè, fra quando non corre, fra quando corre ma corre male, quando non doggia perché sei nell'acqua o c'è delle motivazioni strane al riguardo. Qualcosa là, io ho bisogno di cure ora. Vai a trovare un drink? Mamma mia, che bello. Perlomeno ogni tanto veniamo premiati nella ricerca. Corri! Ma prenditela con più calma, se tu vuoi. Anche tanto ci sono mia furia. Rimani, cioè, perché non chiedi la cittadinanza delle fogne? Magari, non lo so, potresti far parte di un quartetto con le tartarughe. Già, no, un comodo, vai. Siamo all'interno di un magazzino. I made it inside the warehouse. Now let's find that address. Monte di proiettili. Tutti per la pistola, però. Vabbè. Qua si sale. Ma no, voglio la scopa, voglio la scopa. Tanto si rompe tutto. Allora, a quel punto, cose si rompono per cose si rompono. Voglio la scopa. La tromba? Tromba no, pensavo di usare la tromba come arma. Mi stava iniziando a piacere l'idea. Allora, ora andiamo su, ma poi torniamo giù per tirare contro quello che spawna su. Sicuramente, che mi fanno trovare così tanta roba giù, di che su c'è qualcosa. Non avrebbe senso trovare tutte queste cose qua su. E qua giù, a entrambe le parti. Cos'è questa cosa? Attizzatoio. Buono. Munizioni per mitragliatrice. Oh, la mitragliatrice. Finalmente. No, no, va bene, la Tommy Gun. Sì, 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 vabbè, ci avrebbero... Forse sarebbe stato meglio la versione con il caricatore lo circolare, ma va bene. Io che ne so. Che ne so. Ma sono mia la combinazione. Che roba ancora qui? Allora, la nostra nave è stata saccheggiata mentre era attraccata al porto. La refurtiva è stata recuperata, ma c'è stato dello spargimento di sangue. Diversi uomini sono stati trascinati nel Mississippi e affogate le creature che vivono nelle profondità. Tutta la merce è stata firmata e contrassegnata, meglio conservare al sicuro i documenti. La luna muore a occidente, la terra insegue l'oriente, il sole tramonta a ponente. Bello. In inglese è totalmente diverso, c'è scritto what is left, che cos'è a sinistra, cioè cosa si è perso in realtà, che però è sinistra, dopo è giusto, che in realtà è dopo a destra, e l'inferno segue ancora, quindi teoricamente sinistra, destra, destra, qualunque cosa voglia dire. In italiano l'hanno tradotto con occidente, oriente e ponente. Tu devi saperne di più di un semplice sinistra, destra, destra, teoricamente. Ora, non credo che questo mi aiuti perché sono combinazioni numeriche. La combinazione non la conosco comunque. Why couldn't Ruth come with her and help her out? Allora, cerca l'indirizzo dello spettacolo, ma la compagnia, capito? Ma... Spero di trovare ulteriori informazioni a giro, perché se no, reggo buia. Va bene, da dove arrivavo. Sento dei simpatici rumori. Ma
Ma davvero io dovrei saper fare una combinazione con quei pochi indizi lì, della luna occidente, quella a ponente, e poi in inglese in realtà non c'erano nemmeno, quindi non posso neanche pensare di guardare gli indizi che ho riguardo luna, stelle, roba del genere, perché in inglese non ci sono quegli elementi, quindi... Quindi no. Rivediamo meglio la stanza. Là qua non c'è niente. Cioè questo è semplicemente sinistra, destra, destra, ma ci vogliono dei numeri, perché poi le combinazioni, le cassaforti sono comunque da spostare da una parte all'altra. No, c'era qualcosa da leggere, immagino qua. No. Cioè arrivo qui e mi deve bastare quel poco che mi ha detto. Stato il braccio, stato lo spargimento di sangue, diversi uomini sono stati trascinati in Mississippi, affogate le creature vivono in profondità, la merce è stata firmata e contrassegnata, assicuro i documenti. Ma non c'è nient'altro qua. Aspetta, ma c'è qualcosa scritto lì? Ma ci si legge una mazza 5-4. Sì, ma hanno perso il capo. Cioè loro credono che io riesca a leggere quello che c'è scritto qui. Ma neanche se lo prendo col mouse. Questo è un indizio messo veramente male, eh. È 4-5-4. Il 4 è questo, 5 è questo e il 4 è questo. Ok. Vabbè. Distinta di carico. Distinta di carico della compagnia di navigazione Prez. Consegna effettuata presso il faraone nero Gallatin Street 13. Lista oggetti, 4 bauli, un sarcofago, una grande cassa di legno. Ok. Molto bene. E ora di sotto mi attenderà l'universo, perché c'è di tutto da attirare. Questa è una discesa dove ci si fa male. Era chiaro che venisse fuori l'universo. Dov'è? Eccolo. Scappa. My Little Pony. Morti tutti? Mi pare onesto, ho tirato contro 20 litri di Molotov, ma insomma. E mo? Dove ce ne andiamo? Meno male. Molto conveniente sia... Fammi indovinare, quello è l'indirizzo. Fammi indovinare, questo è l'indirizzo corretto. Porta Voodoo. E chissà cosa c'è dietro. Lo scopriremo nella prossima puntata, che questa si interrompe qui. Vedi? Me ne pensi di radata. E' luogo che stai cercando in fondo alla strada. È proprio questo. Ciao!